Ciao ragazzi! Ciao! Allora, oggi siamo sul gruppo del Sorapis, abbiamo parcheggiato a Passo Tre Croci, siamo saliti fino a qui con il sentiero Signoria numero 213, qui ovvero a Forcella Faloria, e ora ci divideremo un attimo. Io proverò a salire per di qua, per questo vallone piuttosto ripido, per tentare la salita a Punta Nera, sopra lì. Nelly invece seguirà un sentierino molto simpatico qui di cresta per raggiungere il rifugio Tondi, che sta sempre sul gruppo appena sopra qui al Faloria, per cui dopo ci ricongiungeremo strada facendo. Rimanete con noi, ora vi facciamo vedere prima la salita fino a qui e poi gli sviluppi, quindi a tra poco. Ciao! Ciao! Allora ragazzi, un piccolo riassunto. Siamo partiti dal Passo Tre Croci, abbiamo imboccato il sentiero numero 213 in una specie di vallatina che si chiama Tardeiba. Ora costeggeremo il lato nord-ovest delle cime più settentrionali del gruppo del Sorapis per raggiungere Forcella Faloria, che è il nostro primo obiettivo. Sono circa 500 metri di dislivello. È un sentiero che comincia, come vedete, con una difficoltà escursionistica, una stradina vera e propria, poi si farà più stretto e più sentiero, ma comunque nessuna difficoltà rilevante fino a Forcella Faloria. Quindi procediamo. Siamo ancora sul facile, poi il bello arriva. Ragazzi, siamo arrivati ad uno dei bivi più famosi delle Dolomiti, ovvero quello con il sentiero 216, cioè quello che attraverso Forcella Marcuoira conduce al rifugio Vandelli, ovvero al laghetto del Sorapis. Molta gente infatti sale dal Passo Tre Croci per questo sentiero, quello che abbiamo appena fatto, e a questo punto gira a sinistra imboccando il sentiero 216, che passerà per il vallone del Ciadin del Lodo e scollinando Forcella Marcuoira, e poi scenderà al rifugio Vandelli, al Sorapis, ovvero dove c'è il famoso laghetto. Noi invece gireremo a destra, quindi continueremo sul sentiero 213 diretti verso Forcella Faloria. Siamo passati da una stradina a un sentiero vero e proprio, bellissimo. Sentiero 213, sempre ben segnato. Vedono pure le tre cime di Lavaredo, bellissime. Il sentiero ora sale un po' più deciso, poi costeggerà lungo i pendii del Sorapis.
Ragazzi, siamo arrivati ad un altro bivio dove un altro sentiero vuole spingerci verso il rifugio Vandelli al Sorapis, meglio Sorapis. Questa volta è col sentiero numero 223, che è un sentiero che taglia ancora più in alto, è anche parte dell'alta via numero 3, ma noi imperterriti continuiamo invece verso in direzione del rifugio Tondi Faloria per raggiungere appunto la forcella Faloria, continuando sul sentiero 213. Si vede il sentiero lungo il pendio, ora scenderemo un po' e costeggeremo e poi la forcella Faloria è giusto su di là, quindi dovremo scendere e poi comunque un po' risalire. Com'è? Bellina! Qua. Allora ragazzi, siamo a Forcella Faloria, e adesso davanti a noi c'è la traversata su Ghiaione, comincia ad essere abbastanza ripida, per andare verso la sella di Punta Nera. Punta Nera dovrebbe essere quella lì, a destra dovrebbe essere invece la corda rotta. Wow, bella impegnativa! E qua mi sa che mando solo te in missione, io invece vado al rifugio Tondi, rifugio Tondi. Tondi. Allora, mentre Dani sta tentando la salita alla Croda Nera, io mi sposto da Forcella Faloria col sentiero 223 fino al rifugio Tondi. Vediamo un po' com'è questo percorso di cresta.
Un percorso di cresta veramente molto bello, molto panoramico. Mamma mia, guardate che parete, meraviglioso il Sorapis o Sorapis. Mamma mia, che bello, sembra scolpito, proprio bellino questo percorso di cresta, sentiero 223. Bellino. Un 360 gradi pazzesco. Ragazzi, speriamo che questo video sulla salita al Monte Faloria attraverso la cresta del Monte Chassadio vi sia piaciuto. Se sì, magari lasciate un commento, metteteci un mi piace e iscrivetevi al nostro canale se non lo siete già. Noi vi diamo ora appuntamento al nostro prossimo video sulla salita alla Punta Nera, lasciandovi agli sviluppi serali. Ciao, buona montagna! Ciao ragazzi! Ciao! Siamo stracotti. Per fuggire ai 40 gradi della città siamo venuti in montagna. Ci siamo cotti tra il sole, il giro, c'era anche del vento, un po' di tutto. Abbiamo cercato di mangiare qua e là, insomma, alla fine per mangiare qualcosa di buono siamo finiti da Queens sul lago di Misurina. C'è un tramonto splendido in corso. Niente, mangeremo qualcosa ci e poi torniamo. Godiamo questa serata, dai, con questa vista stupenda sul Sorapis, ecco. Sorapis. Insomma, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.